Carissimi ascoltatori di Radio Smeraldo, oggi ho l'onore e la possibilità di fare quattro chiacchiere in compagnia di Alessio Lopasso. Ciao! Ciao, ciao a tutti. Come stai? Tutto bene? Bene, grazie, tutto bene. Bene, io inizierei subito con l'intervista chiedendoti della tua vita di imprenditore. Come nasce questa carriera? Nasce dopo il programma, ho voluto fare qualcosa, lanciarmi in questa avventura, che non è facilissima in questi momenti, però abbiamo azzardato. E insomma, diciamo che è riuscito abbastanza bene, no? Tatuaggi alla Spezia, sono Ottimo. circa 10-10 giorni, e proviamo anche su, diciamo, in quel settore lì. Vediamo un po' come Benissimo. va. L'abbigliamento è un po' in calo, quindi vediamo provando altro. Ok, e vediamo un po' del programma invece, che ricordi hai? Cosa porti ancora con te? E soprattutto cosa pensi che sia cambiato nell'arco del tempo da quando ci sei stato tu sino ad oggi? Bellissimo, diciamo, perché mi ha fatto cambiare la mia vita, meglio, senz'altro, perché Ok. grazie a quello ho aperto un negozio, ho conosciuto tanta gente, ho avuto per tornaconto, dai, nel potere, Benissimo. diciamo, della TV. Ottimo, bene. E invece come pensi che sia cambiato il programma? Magari non so, c'è stato anche questo trono gay. Guarda, a parte che lo vedo pochissimo dopo che l'ho fatto, perché sono stato impegnato abbastanza, però se ho sentito, ho visto qualche puntata ora, appunto per il trono gay, penso che sia stata una cosa che ha fatto Maria, diciamo, intelligente, perché non ci vedo niente, diciamo, di male io nel trono gay, anche se l'Italia è un po' strana come mentalità, siamo un po' antichi su certe cose. E parlando invece ancora di te, no? Per esempio, ti piacerebbe lavorare ancora in televisione, anche in qualche altro programma? Dovrebbero esserci opportunità, senz'altro. Penso che a tutti piacerebbe. Poi io ho fatto 2 anni lì, mi sono trovato bene. Diciamo che se dovesse capitare qualcosa. Poi diciamo che io ho mollato un po' perché ho aperto il negozio, si fanno molto dietro al negozio. Quindi ho un po' mollato. Però se dovesse capitare qualcosa, tornerei volentieri, senz'altro. Bene, ok. E non so, puoi parlarci già di qualche tuo progetto futuro, se magari ti vedremo ancora. Non so, parlaci un po' di quello che ti riserva questo fantastico futuro. Ti direi, guarda, ti ho detto, adesso apro questo negozio qua di tatuaggi e mi butto su questa avventura qua, poi vediamo cosa mi aspetterà nel 2017. Ottimo, benissimo. E come ultima domanda però vorrei chiederti, perché ho fatto caso che sei ancora molto molto seguito, ci sono dei fan molto attaccati. Come descriveresti questo vostro rapporto? Rispetto a 4-5 anni fa, quando c'ero io in studio, anche se ho tanti fan ancora che mi seguono, però io vedo ora che gente che va in TV anche 10 minuti ha follower pazzeschi, fan allucinanti, capito? Cioè è cambiato dal trono mio, ora è cambiato più che altro i social, non so se mi spiego, Sì, no, oltre alle assolutamente. fan sempre miei, sempre quelli, sempre. Però ora è più facile, più per visibilità, secondo me. Benissimo, io ti Però ringrazio per essere cominciare. stato qui su Radio Smeraldo in nostra compagnia, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per il tuo nuovo progetto e buona serata. Grazie a voi, tanti auguri, buon Natale Anche a te. e tante belle cose. Ciao Alessio, in bocca al Ciao, lupo, grazie grazie. tanto. Ciao ciao. Ciao, ciao. Un'altra puntata di Quattro Chiacchiere con oggi finisce qui, ma non disperate, ci saranno tantissimi appuntamenti ancora. Ringrazio ancora Alessio per essere stato in mia compagnia, devo dire che ha mantenuto l'umiltà che lo ha sempre contraddistinto da tutti gli altri. E niente ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube Radio Smeraldo per rimanere sempre aggiornati su tutte le interviste. Buona serata, un bacione!